La misericordia e la carità danno senso e valore alla vita cristiana. In questa direzione sono andate le proposte e le idee emerse in occasione della settima giornata mondiale dei poveri all'Istituto Zito di Sant'Agata Militello, che ha ospitato l'Assemblea degli operatori Caritas della diocesi di Patti. È stata la prima volta per padre Cirino Lo Cicero da nuovo direttore della Caritas diocesana. Certamente sono tanti i desideri che porto nel cuore e sono tante le idee. Mettiamo tutto sotto l'azione dello Spirito Santo, prendendo certamente come tesoro grande ciò che è stato seminato prima di me. Non distogliere lo sguardo dal povero, dal libro di Tobia, è stato il filo conduttore della giornata. Parole che si traducono concretamente, come spiega l'operatore Caritas Andrea Sturniolo. Durante il periodo della pandemia si è pensato bene di costituire questo centro Caritas a Sant'Agata Militello, che è il luogo geografico appunto della nostra diocesi. E ci troviamo all'interno dei locali della chiesa di San Francesco d'Assisi e all'interno di questo centro facciamo distribuzione alimentare alle parrocchie. Noi vantiamo nel nostro territorio diocesano 29 OPT, che sono gli organismi partner territoriali, che sono legittimati a poter prendere i prodotti e distribuirli alle famiglie. 29 OPT in 29 comuni dei 42 della diocesi. Cosa possono fare i cittadini? Cosa possono fare le persone? Sicuramente possono essere più vicine alle loro comunità parrocchiali, quindi che sono loro poi le persone, le realtà che hanno a che fare direttamente con i poveri, ma se volessero, diciamo, aiutare e sostenere la Caritas diocesana, possono contattarci telefonicamente o, insomma, visitando il sito internet o la pagina Facebook. L'aiuto è sempre ben accetto.